Gentili telespettatrici e telespettatori di Video 33, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Oggi è sabato 25 aprile, cielo coperto su tutto il territorio provinciale con possibilità di alcuni rovesci, soprattutto nelle ore pomeridiane. Oggi in regia abbiamo Mohamed Al-Masmoudi, grazie alla sua collaborazione diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola, iniziando dal Corriere dell'Alto Adige. Profughi, l'appello dei volontari, intervenga la protezione civile, con pace. Dice stiamo già facendo molto. Emergenza, Vienna ha rinunciato a rispedire in Italia 74 persone, a testimonianza di un migrante, voglio raggiungere la Norvegia. Passiamo al quotidiano Alto Adige, IMI vittoria da 30 milioni. Roma dice ok, sospiro di sollievo per i proprietari di case. Oggi non troviamo in edicola i quotidiani di lingua tedesca, quindi passiamo al Corriere della sera. Obama non informò l'Italia e il caso del cooperante ucciso, il premier americani corretti non erano ancora sicuri. Secondo il New York Times, però, l'identità della vittima era nota prima del vertice alla Casa Bianca. Poi politica in primo piano, Renzi, l'Italicum o il governo cade. Poi l'attacco a Prodi sulla questione Gheddafi. E poi nella fotonotizia alla Camera, l'aula vuota davanti ai bambini, la testimonianza dell'intervento di Gentiloni sull'Oporto e ancora cronache, telefonate e indizi, un piano per colpire Roma e il Vaticano. L'inchiesta ha portato a 22 arresti per terrorismo. Passiamo ora al Sole 24 Ore, l'Europa contro Atene, Draghi, il tempo è finito, l'Eurogruppo Varoufakis dilettante e perditempo, ancora nessun accordo al vertice di Riga, la BCE potrebbe limitare la liquidità di emergenza. Ora torniamo nel dettaglio alla cronaca locale con il Corriere dell'Alto Adige. Vediamo appunto la prima pagina e poi alcune notizie dall'interno. Si apre con l'emergenza profughi, poi nella fotonotizia troviamo gli appalti per i rifiuti, mega appalto rifiuti, il TAR ribalta la classifica, maxi appalto da oltre 10 milioni di euro per l'asporto di rifiuti nei 25 comuni del Burgraviato, è stato tolto alla ditta Tappainer di Silandro e restituito alla seconda classificata, la friulana Sager SRL, lo ha deciso il TAR. Poi abbiamo ancora cronache, omicidio, arrestato Kessler, si è tradito chiamando la banca, il bolzanino sospettato di omicidio in Austria, appunto. E poi la cronaca da Brunico, dopo i malori nella palestra si potenzierà la reazione. Anche sport in primo piano con la testimonianza di Schwarzer, Alex Schwarzer all'antidoping, la FIDAL sapeva e ancora economia, Sparkasse, piccoli azionisti allarmati, Cutrupi dice titoli dal valore dimezzato via dal settore immobiliare. Andiamo a vedere gli interni con le notizie di apertura, appunto, profughi. Appello delle associazioni, intervenga la protezione civile, creato un punto di assistenza in stazione, Compacer dichiara l'impegno è già notevole. Nel frattempo c'è un caso, Vienna rinuncia all'espulsione di 74 migranti e poi anche una testimonianza, Faisal, il profugo interprete che sogna di andare in Norvegia. Voltiamo pagina e andiamo alla cronaca da Bolzano. Per la qualità della vita che resta alta, ma calano sicurezza e partecipazione, rapporto Urbes sul benessere equo e sostenibile, molti parametri oltre la media nazionale. Ora andiamo all'economia con la cassa di risparmio, piccoli azionisti preoccupati. Cutrupi, brutta sorpresa, Brandstetter e Calabrò dichiarano risaliremo il CTCU, le cause sono pronte. Andiamo ora al dettaglio dell'Alto Adige con appunto anche qui la prima pagina e poi alcune notizie dall'interno, si apre appunto con l'IMI e anche qui però nella fotonotizia troviamo l'emergenza profughi, l'onda dei profughi a Bolzano fino a 400 al giorno, le stime sui dati del Viminale. E poi
Nel taglio alto l'inchiesta sul Palace a Merano, il PD Sturaro si dimetta da consigliere dell'azienda energetica. Anche qui troviamo la cronaca, l'assassino in fuga, una telefonata ad Appiano fa arrestare Kessler e ancora nelle cronache la Comune incassa 262.000 euro, si parla di finanziamenti pubblici all'associazione culturale. Sulla linea Merano-Bolzano contro i bulli facciamo così, gli educatori salgono sul treno per incontrare i ragazzi e ancora cronaca da Bolzano, moschea in via Volta, c'è la trattativa per l'acquisto. Anche qui ampio spazio allo sport con la verità di Alex Schwarzer. Mi dopavo e la Fidal sapeva. Ecco il testo della memoria shock consegnata alla procura. Andiamo a vedere allora gli interni. Iniziando con la pagina di Bolzano, modello 730 IMI, vittoria da 30 milioni. Il Ministero dell'Economia dà ragione al CAF CGIL, ancora da definire la detrazione per 13.000 proprietari di alloggi IPES. Voltiamo pagina e andiamo all'emergenza profughi. L'onda dei profughi fino a 400 al giorno, le stime dei prossimi arrivi sui treni per il Brennero, il Viminale, l'Iscagliona tra Bolzano, Bressanone e il Valico. Tra i 77 fermati in Austria ci sono anche alcuni casi di scabbia. Nel frattempo, ieri a Bolzano c'è stata la visita di Nencini, il vice ministro alle infrastrutture e trasporti. I respingimenti finiranno. L'Austria dovrà fare la sua parte, l'accoglienza deve avvenire in tutta Europa. E ancora le dichiarazioni riguardo a questa emergenza, la stazione al collasso, ora servono nuovi spazi, Voluntarius potrebbe chiedere di utilizzare il vecchio bar al binario numero 4, intanto sarà allestito un camper ed alcune unità mobili per la prima assistenza. Ci sono anche le prime dichiarazioni dello scafista arrestato nei giorni scorsi, solo un migrante, udienza in carcere per Diatta, ero solo un amico del comandante che mi ha chiesto una mano. Voltiamo pagina e andiamo allora allo sport con il caso Schwarzer. Alex, ecco come mi sono dopato. La Fidal sapeva l'atto depositato alla procura di Bolzano, il ruolo dei medici e la totale estraneità di Carolina nella memoria shock dell'atleta che ora si sta allenando a Roma. Bene, con questo ho terminato. Io però ora vi ricordo alcuni appuntamenti da non perdere con la programmazione di Rosengarten. Come ogni fine settimana torna 2M al quadrato, la trasmissione di 4-5 minuti bilingue che vi porta a scoprire quello che ancora non sapete dell'Alto Adige. 2M al quadrato è su Video 33 e su SDF dopo i telegiornali. Ora ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo per le notizie del meteo. Il punto d'incontro per l'economia locale e internazionale. Fiera Bolzano. Un bel giorno la leggerezza trovò casa e nacque un'idea da maestri. Liberamente, per sentirti leggera come una farfalla. Come il buon cotto di alta qualità, privato del grasso. E la mortadella di pollo, squisitamente leggera. E con tanto gusto. Scegli liberamente, liberi di essere leggeri. Liberamente di Casa Modena, maestri nei salumi. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33. Sempre più spesso la vita comune delle persone è legata all'economia e sempre più spesso la gente si interessa di economia. Economia, l'appuntamento quindicinale di Video 33, mercoledì alle ore 20.
Come nostra abitudine diamo un'occhiata ad alcune webcam sulla provincia di Bolzano. Iniziamo con un'immagine che ci arriva da Solda. Questa è la situazione intorno alle 6:10 di questa mattina. Ora ci spostiamo in località Maranza, sempre la situazione intorno alle 6:10 di questa mattina, e andiamo anche con l'abitato di Foresta, all'imbocco della Val Venosta, e uno sguardo verso la città di Merano. Ora andiamo a vedere con l'aiuto della grafica il dettaglio delle previsioni per oggi, iniziando con una vista da satellite. Ecco la nuvolosità che si avvicina sul nord Italia e quindi anche sulla nostra provincia. Vediamo nel dettaglio appunto le previsioni meteo grazie alla collaborazione con gli esperti dell'ufficio meteo della provincia di Bolzano. Il tempo previsto per oggi: la giornata inizierà con nubi basse e qualche tratto soleggiato, nel pomeriggio la nuvolosità diverrà più intenso con dei piovaschi, le temperature massime sono tra i 14 e i 21 gradi. Io vi ricordo che le informazioni meteo sono a vostra disposizione alla pagina Facebook Alto Adige Meteo, oppure nel nostro sito internet nella sezione dedicata alla Mediateca Online. Vi segnalo alcuni appuntamenti da non perdere. Oggi c'è la Ötzi Alpine Marathon a Naturno fino in Val Senales, e domani la mezza maratona Merano Lagundo, e poi alcuni appuntamenti da non perdere per gli appassionati di due ruote: il 1° maggio Specialized Bike Days a Laces, e sempre il 1° maggio per gli appassionati di motocross KTM Alpen Cup a Luzon. Bene, vi ricordo ora anche il nostro sito internet www.video33.it, dove potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, i nostri telegiornali online e appunto una ricca mediateca con contenuti filmati e previsioni del tempo. In più vi ricordo il portale di riferimento goinfo.it per stare sintonizzati con tutto ciò che succede in Alto Adige 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Vi rimando ai nostri telegiornali alle ore 13 e alle ore 19. Con questo ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Ariete, Venere in opposizione non ti regalerà proprio una gran giornata, andrà meglio per i single che non saranno interessati all'argomento amore. Toro, il sole splende e forse per la prima volta nella tua vita sei consapevole del tuo valore e di quello che puoi fare. Grande impegno. Gemelli, Mercurio ti invita a mantenere i piedi per terra, oggi dovrai dimostrare grande concretezza e porterai a casa conquiste inaspettate. Cancro, mantieni la calma e fai un passo indietro. Forse non è il momento per chiedere un aumento al lavoro o per intensificare l'allenamento in palestra. Leone, forse la troppa stanchezza non ti fa dormire bene, o forse troppi pensieri e qualche preoccupazione. Fai una colazione ricca di vitamine. Vergine, la passione non sarà proprio il motore delle tue giornate, non di oggi. Venere vacilla. Bilancia, bene l'amore o in generale la sfera degli affetti. Buona, ma meno del solito, la sfera professionale, che risente un po' della confusione tua e del team. Scorpione, Saturno in quadratura non ti rende la vita facile, soprattutto in amore. Quante mancanze o assenze hai da farti perdonare? Sagittario, oggi troverai una particolare sintonia in un collega con il quale fino a sera avrai già condiviso la tua vita. Capricorno, felice, innamorato e fiero del tuo lavoro, deciderai di prendere un giorno di ferie o anche solo un paio d'ore di permesso. Bisogna imparare a fermarsi. Acquario, Venere ti darà una mano a tirar fuori i sentimenti e i pensieri che hai dentro da un po'. Giornata piena di amore, progetti, passione. Pesci, il firmamento splende per te. Nulla che non vada e nessun imprevisto, che anche se ci fosse, non avrebbe il potere di toglierti il sorriso.